il rapporto di Freud con la civiltà e con le regole. È in tante opere: Il disagio della civiltà, Il carteggio Freud-Einstein, ma anche un'opera fondamentale è Totem e Tabù. Lui va alla ricerca di una dimensione arcaica dell'uomo nel quale si è insinuato il concetto della regola e il concetto del sacro. Prende una tribù di aborigeni australiani e va alla ricerca della loro tradizione. Vede che questi aborigeni hanno, a differenza di quello che si leggeva sui libri di antropologia, hanno come noi il tabù dell'incesto, no? Cioè non ci si può sposare con la madre, con la sorella, avere rapporti sessuali col fratello, ok? Però lui dice: è sempre stato così? No, va e arriva a scavare l'origine. Inizialmente i rapporti erano tutti incestuosi, perché si viveva all'interno di un clan, in queste tribù, e in questo clan si era solo familiari, è chiaro? Chi aveva il diritto di possedere tutte le donne? Il capo clan, quindi il padre che aveva delle mogli, poi nascevano figli e figlie, le figlie avevano rapporti sessuali esclusivamente con il padre, oppure, attenti, clandestini con i fratelli, e se il padre li vedeva li uccideva, perché saltava il sistema delle regole. Quindi un fratello che aveva un rapporto con la sorella era sbagliato non perché incestuoso, ma perché la sorella apparteneva al padre, è chiaro? Quindi c'erano contemporaneamente fratello di uno di padre, però la tua madre era anche la sorella di tuo fratello, no? Perché ovviamente c'era un unico seme, il seme era quello del padre. A un certo punto i fratelli, per vivere, cosa devono fare, visto che l'esigenza sessuale è un'esigenza reale? Quale possibilità hanno? Uccidere il padre. Uccidere il padre è una grande liberazione, perché ora te hai a disposizione le sorelle, che poi non vengono usate, poi vediamo perché. Ti sei liberato da quest'incubo, ma allo stesso tempo ha ucciso il padre, che è la figura che ti ha dato la vita. Quindi vivi nel perenne senso di colpa, quello di cui si è parlato, ve lo ricordate l'altra volta, ma avete ricordato, hai questo senso di colpa perché la tua libertà deriva dall'aver ucciso il padre, è chiaro? Però che cosa succede? Che se ora te continui ad avere rapporti con le sorelle, ricrea un meccanismo di clan. Allora cosa decidi di fare? Di fare un patto fra fratelli. Nessuno di noi tocca le sorelle. Le sorelle diventano merce di scambio con altre tribù per collegarsi ad alleanze. Quindi mia sorella te la porto, mia figlia te la porto, la sposi in cambio la dote, e cominciano a nascere alleanze fra clan, quindi rendono i clan meno isolati. È chiaro? A quel punto, perché il clan sia meno isolato, deve esserci il tabù dell'incesto. Ma allora vuol dire che l'incesto non è un tabù naturale, che non viene naturale essere attratti dal proprio padre, proprio fratello, propria sorella, propria madre. No, naturalmente siamo attratti da questo, ma nasce un tabù che ci aiuta a vivere. Quindi c'è un tabù sessuale e un totem che è il padre. Totem e tabù. Il totem è la figura paterna che devo venerare, che non devo, perché il totem, ora che non esiste più il padre vero, non lo vedo più a letto con mia madre, non lo vedo più a letto con le mie sorelle, il padre vero io lo posso giganteggiare come voglio. Quindi quando mio padre conosce le regole sociali, quando io sbaglio una regola sociale, io penso di aver violato la regola del padre e quindi mi sento a disagio. Il tabù sessuale è che nel sesso io non posso essere completamente libero, perché se sono completamente libero violo la figura sacra dal punto di vista sessuale che è la madre. Chiaro? Quindi io mi costruisco una norma che è sociale e sessuale. Noi possiamo essere liberi quanto sia vogliamo, ma abbiamo bisogno di venerare qualcosa, credere in un'idea, nel comunismo, nel liberismo, nel fascismo, nel Dio, e
possiamo essere le persone più libere che vogliamo a livello sessuale, ma abbiamo fortunatamente dei limiti sessuali, altrimenti diventeremo persone spaventose.